La farmacia, essendo distribuita capillarmente sul territorio, è il primo presidio sociosanitario di prossimità a cui il cittadino si può rivolgere 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, per avere non solo la dispensazione del farmaco e dei servizi, ma anche per tutti i consigli che sono necessari per la cura e la salute della persona. Le farmacie, come veri e propri presidi essenziali del servizio sanitario e non più soltanto luoghi dove farsi dispensare medicine. E proprio al nuovo ruolo delle farmacie e dei servizi è stata dedicata la tavola rotonda promossa da Federfarma Arezzo nell'ambito della 17ª edizione del Forum Risk Management in Sanità. Le farmacie sono già diventate delle nuove strutture sanitarie polifunzionali nel territorio, dove oltre che la dispensazione del farmaco vengono fatte tutta una serie di servizi, a cominciare dalla telemedicina, l'holter cardiaco, pressorio, l'elettrocardiogramma, le analisi ematochimiche delle urine e anche altri servizi che riguardano la presa in carico del cittadino per aumentare l'aderenza alla terapia e il monitoraggio dei farmaci. Alla fine dei lavori, la proposta condivisa dai partecipanti di lavorare assieme alla realizzazione di una carta di Arezzo sulla farmacia dei servizi.